che poi sono rientrato in Italia alla Juve, dove praticamente è stato un anno disastroso e per la Juve, allora fu l'anno bruttissimo, e dopo decisi di andare fuori dopo il mondiale perché volevo iniziare a studiare l'inglese. E dai, alla fine sono contento. Ti hai alzato quei 4 chili di oro, mamma Ma te, mia, so di più, so 6 chili, 4 ma ti chili rendi di oro qui in mano. ma ti rendi conto? Chi c'è? Il calcio è. No, Pensa, quello è ti ricordi? massimo. Ma tu ti Io sai ricordi? che parlo ai calciatori, sì, parlo ai Ma calciatori e tu. dico, è bello il calcio, ma giocare in una nazionale, ma soprattutto vincere un mondiale, Matti, ma quello tu ti è ricordi la tutto. sofferenza all'Inter? Ma Tu ti sì. ricordi? Tu ti ricordi che c'è il dolore che. E io se penso a quel periodo lì, no? E poi dopo dico, cacchio, quello che ho fatto 4 anni che praticamente era. E 4 anni fantastici dove. Cioè, Matti, ho vinto tutto. Che se me l'avessero detto, ma tu sei fulminato. Dopo a 29 anni che. E dicevano tutti che ero finito così, ho fatto 30, 31, 32, 33 e sono andato al Real Madrid. Sì. Ma sì, ma pensate che anche Pupi Zanetti, cioè anche c'era 29-30 anni, ancora avevano vinto soltanto una coppa, no? La Coppa UEFA. Certo, è vero. Ma è arrivato quello, hanno aspettato che io fossi via dell'Inter per Certo. vincere Bravo, tutto. Sì, porca bravo. miseria. No, Ma ma il che. caso secondo me uno è che da un momento all'altro ti può regalare delle soddisfazioni pazzesche e due è il rapporto che con i tuoi ex compagni perché vedi noi adesso non ci vediamo da quanti anni, Matti? Ma Cioè sono del 2004. 13 4, cioè è. 2004 credo. Bravo, e stiamo parlando. Io ho sempre. Sì, anche È il me. bello del calcio perché poi quando condividi uno spogliatoio, quando condividi delle emozioni. Noi abbiamo vinto una Coppa Italia a Parma insieme, Ultima Coppa Italia al Parma l'ultima Coppa contro la Italia Juve. contro la Juve. Sì. E cioè, alla fine io dico: abbiamo vissuto comunque un periodo della nostra vita dove ce lo ricordiamo per quello. È anche vero che poi ci sono delle storie nel calcio dove io dico a volte il calcio è una merda perché come ti dà così ti toglie, Togli. capito? Ma Come ti sì, dà ma hai così ti toglie. visto che io sempre parlavo di quella merda del calcio, no? Che per quello sono andato dappertutto, non soltanto nel calcio. E dipende di ognuno come la vuoi portare. Matti, Io io ti sono dico. cresciuto anche, no? Non sono Lo fissato so, con lo so. quello. Io ti dico che cos'altro e alla fine faccio l'allenatore, parlo con procuratori, parlo con presidenti, perché sai, essendo in una squadra cinese dove a livello economico molto forte, in Eh sì. questi anni mi hanno contattato, sono sempre i calciatori, restano Sì, sempre i calciatori. ma se non sono i calciatori non esiste il calcio. Lo È so, però sempre. vedi, anche io faccio un esempio, in questo periodo si chiede a chi di tagliarsi lo stipendio, ai calciatori. Ma poi Sì. mettiti nei panni di quelle società che non so, un giocatore soffre un infortunio importante, per 6 mesi non si allena. La società non se ne frega un cazzo. Rescissione di contratto. Oppure se c'è un problema, la colpa è dei calciatori. Però quando c'è dell'emergenza. I calciatori sono, quando si uniscono, sono così forti, ma sono perché il 90% di noi viene da altre vite.
no? Un'altra vita. Certo. Ogni volta che manca qualcosa, i calciatori ci stanno per l'aiuto. Certo, no? Certo. No. Soprattutto no, ma c'è un'ipocrisia intorno al mondo del calcio, solo perché comunque giovani si guadagnano tanti soldi e quindi è giusto criticarli, ma dietro ci sono tanti sacrifici e sicuramente il guadagno è un guadagno importante, ma mica è colpa del mondo del calcio come essere un calciatore, come arrivare a essere un calciatore, ma chi ci ha preoccupato per il dopo calciatore, no? Certo, quando un calciatore smette, siamo in pochi quelli che le diciamo guarda che qui fare un'altra cosa, vabbè, allora comincia a studiare, vai pensando che sarai che farai una volta che finisca la tua carriera, ma in pochi pensano così, no? Matti, la gente pensa che i giocatori guadagnano e che dopo hanno la possibilità di vivere di rendita. E io ti dico che ci sono statistiche che di vivere di rendita. Perché? Sì. Perché intorno ai calciatori vive un mondo di merda. E di merda. Sì. E tanti di questi calciatori purtroppo non riescono più a conservare, o perché sbagliano investimenti, ma a tutti quanti è capitato. Non lo so, farmacia, tutto, perché vengono tutti a dirti un negozio, metti, no? E noi andiamo. Ho chiuso tutto, non c'ho più niente. No. In prima persona le cose. No, sei il figlio di una... Sì, te. Hai visto? Non paga. Io... Hai visto quello là che... No? Alla fine, Matti, tu cosa fai? Sai fare calcio? Bisogna fare calcio, Matti. Calcio. Calcio, basta. Sai che un'accademia a Houston adesso, anche. Il giorno che smetta di fare l'allenatore, vado lì a Houston. Dai, se hai bisogno vengo a fare l'istruttore. Sì, no, se hai bisogno, siete in 13, porta un altro in più, 14, vengo in Cina, dai. Matti, ma oltre al calcio adesso, che hobby stai facendo? No, vai a cavallo ancora, non so. Sì, quello ce l'ho. Sono lì, di terra, del terrone. No, perché io ti dico, a me mi ha preso la passione per andare sulla neve a fare snowboard. Sì, fai? No, a me mi ha paura. Ho fatto una volta, ma casco troppo. No, io all'inizio cascavo sempre e invece mi piace a tutti. No, ma quello sì. Ti dico. Ti ricordi a Parma quando avevamo comprato i go-kart? Certo. Andavamo... Quello certo. Sì, mi piace. Quello mi piace. Ma ogni tanto vado lì, ma... Oh, Matti, aspetta un attimo, perché la gente sta parlando di operai, di quelli che vivono con 500 euro al mese. Ragazzi, siamo vicini a tutti. Sì, aiutiamo. Veniamo da famiglie che perché si critica i calciatori, ma in questo momento io vedo Mattias dopo tanti anni e per questo parlo di tutto. Ma no, questo quella bellezza, questa di vedersi così, no? Che sei spontaneo, non c'è qualcosa che è una sì, parli come sì, no, sì. Ma sì. Manca solo il mate, Matti. Manca solo no, il mate. Ce l'ho lì il mate, ce l'ho lì il mate, ma vivo con il mate. La mia colazione è il mate.
il mate. Sì, arrivo all'allenamento che facciamo tutti, diciamo quello che faremo sulla giornata d'allenamento con il mate. Ma sì. Matti, tu invece come giochi? Io gioco 4-2-1-3. Ah. Sì, bello. Faccio. Sì, dinamico. Ti piace bello aggressivo, bello sì, duro. Sì. Mi mancava vederti così, cacchio. Sì. Matti, sei in contatto con gli altri? La quarantena e lì dico, perché è un difetto che ho io di non parlare, di non chiamare, ma sono chiuso e sono sempre stato così. Ma con qualcuno parlo, ma sì, mi fa piacere. Io le seguo a tutti, vedo. In quel senso, no? Sì, vabbè, ma tu in campo, sai cos'è che, Matti, che la gente si ricorda di te? E con quei capelli lunghi, Mancini, e per gli altri correvi da solo. Poi sei venuto alla Parma e correvi un po' di meno perché c'ero io dietro. Ero finito. Cioè. C'eri tre dietro, te con un Cannavaro che è forte, bravo, aggressivo, bravo di testa, bravo l'anticipo. Ma sai cos'è? Che io te lo dico, io ho sempre giocato a centro-sinistra, perché sì. io giocavo con Nesta a centro-sinistra. Sì, io sì. l'unica volta che ho giocato giocavo a destra, centro-destra, come ha finito? Ho vinto un mondiale. Va bene, allora hai visto? Ho vinto un pallone. Ma sai cos'è? Che io mi ricordo che c'erano degli allenatori, giustamente, no? Tra Cannavaro sul sinistro e Turam sul destro. Facciamo giocare Cannavaro, che sicuramente sul suo mancino può commettere più degli errori e può da dietro l'azione, la visione del campo è un'altra, no? Diversa. C'avevi qualcosa che con sinistra dove fare un tempo in più, no? Bravo. O avere meno precisione. Meno precisione col sinistro, precisione. Oppure dovevo rientrare e avevo un tempo in meno. Che bravo, Lilia. E Alessandro. Però anche Alessandro. Allora sì. Sai, io comunque sapevo i miei limiti, non era un problema. Gente di quei limiti che avevamo. Dei nostri limiti. Nel calcio, Ma scherzi, Matti, ma scherzi. Sì. Cioè, tanta gente pensa invece di non avere limiti e vuole fare delle cose che non può fare. Sì. Però, sai, io ti dico, con le caratteristiche che avevamo noi, che sicuramente era più quelle di... Sì, te sia io oggi uno così, le dai, sei il mio capitano. Sì, perché entreghi l'anima, è bello, lo fai con molto amore, no, con passione. È vero. No, noi ma siamo stati poi, così. Poi in una squadra, sai, c'è quello che è il fighettino, c'è quello che invece hanno bisogno dell'ignoranza. Guardavo l'anno scorso io.
ho dovuto far giocare un ragazzo che è sempre stato abituato a giocare a destra, l'ho messo a sinistra, però alla fine a noi allenatori cosa interessa, Matti? Interessa la disponibilità di un giocatore. Sì, quello è, te lo vedi che hai voglia, quello che è sinistro si allena perché sa che non c'è un sinistro dietro, vai fuori. Sì. Vai. Ci sono molte dinamiche, tu le stai vedendo da allenatore, e come hai detto tu hai 14 nazionalità diverse. Sì. Io ho dei giocatori cinesi con delle abitudini diverse, e neanche spagnolo, quindi io ho un traduttore. Sì, anch'io, il traduttore, sì, l'inglese mio è malo. Ma dobbiamo migliorare, Matti. Very bad. Sì. Very bad. No. Ma tu stai studiando? Sto studiando adesso. No, è fondamentale. Ormai è fondamentale. Sì. Ormai è fondamentale. Però, dai, alla fine io non pensavo che mi piacesse. Ho perso la vista perché io da vicino non vedo più a niente. Anch'io. Io da vicino ti dico adesso ti sono vedo due anni che ho messo gli occhiali. Io lo uso solo da vicino. Ma sai che faccio? Il menuto lo metti a un metro e mezzo. Sì. Ma è l'età, è proprio l'età. Sì, un po' l'età, un po' che io ti dico, io lavoro tanto al computer, quindi. Sì. Ma penso anche tu. E hai perso ormai anche il colore. Computer. No. Il colore di biondo. No, il colore degli occhi che hai. Sì. No, il colore degli occhi. Ma è sempre. Va sempre bene. Sì, e pensa che nessuno dei miei figli ha il colore dei miei occhi. Hanno saltato una generazione. Mamma mia. Ma neanche i figli di Paolo, nessuno. Di mia sorella, nessuno. Abbiamo saltato tutti. Paolo ha i maschi? Paolo ha due maschi che giocano nel Sassuolo. Sì, sì. No, ma non so, peccato che evidentemente non sta guardando internet, perché di solito viene e ti salutava, se no. Sì. Va bene, Fabio. Boh, Matti, mi ha fatto piacere salutarti, vederti. E in bocca al lupo per la tua carriera. Spero di vederti presto. Sì, dobbiamo fare un'amichevole. Facciamo un'amichevole. Tutto questo. Bravo, infatti. Vediamo di fare qualcosa. Ti abbraccio forte. Saluta la famiglia, Paolo, a tutti, Silvano. Sarà fatto, mi raccomando. Mi fa piacere vederti bene. Ogni tanto scrivimi. Sì, ti scrivo, dai, ti seguo. Ciao, grande. Ciao, Fabio.